Allora Vale, come sempre iniziamo subito e apriamo la puntata di oggi con l'oroscopo musicale. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi entriamo sotto il segno dei pesci. Questo segno ha delle caratteristiche pazzesche, sono fantasiose, sognatrici e misteriose. Sotto questo segno a Saigon nasceva un compositore e cantautore italo-francese. Oggi, 20 febbraio, nel 1946, nasceva Riccardo Cocciante. Il suo papà, italiano, originario di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, e la mamma, francese. A 11 anni emigra con la famiglia a Roma, dove frequenta un istituto francese. È in Italia che si forma artisticamente, anche se manterrà sempre, grazie alla madre, una sorta di doppia identità. Italo-francese. Inizia ad esibirsi con la sua band I Nations nei locali romani con un repertorio di testi in inglese. Dopo vari provini viene messo sotto contratto con la RCA Talent sotto il nome di Riccardo Conte. Incide anche un 45 giri, però passa inosservato. Cocciante decide di passare a testi in italiano, cominciando una collaborazione con gli autori Marco Leberti e Amerigo Paolo, firmando un nuovo contratto con la RCA italiana e pubblicando nel 1972 un album rock progressivo Mu, raccontando la storia del continente perduto Mu, con il nome artistico Richard Cocciante. L'anno successivo, nel 1973, esce con un suo album, Poesia, sempre con il nome Richard Cocciante. Il primo grande suo successo è il brano Bella senza anima, tratto dall'album Anima, arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano. Questo album contiene altri brani notissimi di Riccardo Cocciante, come Quando finisce un amore. Nel 1976 incide e pubblica l'album Concerto per Margherita, con il brano di successo Margherita, che sarà primo anche in Spagna, Francia e in molti paesi del Sud America. Dopo 4 anni di silenzio, ritorna e partecipa, vincendo il Festival di Sanremo nel 1991 con il brano Se stiamo insieme. Mette in scena grandi e numerosi spettacoli. Il più popolare è la rielaborazione dell'opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. Il successo è notevole. In Italia lo spettacolo esordisce nel marzo 2002 con la riscrittura dei testi curata da Pasquale Panella. È rimasto in cartellone al Lincoln Center, New York, dal 13 al 24 luglio 2022. Sempre nel 2002, in ottobre, Cocciante mette in scena il musical del romanzo Le Petit Prince, Il Piccolo Principe, che vedrà luce ancora a Parigi, ottenendo grande successo. Oltre in Italia, Riccardo Cocciante ha vissuto moltissimi anni negli Stati Uniti e in Francia, ultimamente a Dublino, in Irlanda. Una curiosità. Ha dichiarato di essere molto timido. Dice così: "Non ho mai chiesto di farmi ascoltare, ma per fortuna ho avuto sempre persone intorno a me
che hanno riconosciuto un talento che io stentavo a riconoscere come tale. Per me andare sul palcoscenico era uno sforzo immenso, ero sicuro di non poter mai affrontare il pubblico. In Francia è famoso come Richard Cocciante. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!